filone appunto dei nostri gruppi astrofili, noi non siamo astronomi. Qui l'unico astronomo è quello che sta scattando insistentemente le fotografie, che lo è proprio laureato in questa materia, astrofisico per l'esattezza. Noi siamo persone che nella vita di tutti i giorni svolgiamo altre cose, ma siamo tutti accomunati dalla passione per l'astronomia, che quasi tutti noi è sbocciata quando eravamo come loro, dei bambini. La curiosità, la voglia di andare oltre, di capire come funzionano le cose, rende a un certo punto spontaneo alzare la testa verso l'alto e chiederci: ma cosa abbiamo sulla nostra testa? Il nostro soffitto, il soffitto della nostra esistenza, da cosa è costituito? E così ci si avvicina all'astronomia. Poi i passi sono tanti, le difficoltà sono enormi, perché noi viviamo in un territorio, voglio rispondere al presidente Claudio, è vero quello che dice che abbiamo dovuto mandare i dati in America, ma mica è colpa nostra. No, ma non è colpa nostra, perché l'Italia è uno dei paesi che investe meno in ricerca scientifica e in particolare nella ricerca astronomica, forse con i maggiori talenti. Mi basti pensare che esiste una sola facoltà di astronomia proprio pura, poi ci sono le facoltà di fisica che hanno i corsi di astrofisica. I laureati in astronomia ogni anno si contano sulle dita di un paio di mani, non di più, e sono costretti ad andare all'estero per lavorare. E i più grandi cervelli del nostro paese devono emigrare, devono andare via, vanno ad arricchire i programmi di ricerca di altri paesi, soprattutto dell'America. Non a caso l'AWASO, l'associazione che ci ha riconosciuto la scoperta, è un'associazione americana, c'è poco da fare, cioè purtroppo è così. Non è che ci fa piacere questa cosa, anzi, però abbiamo dovuto fare le necessità virtù. Ma quando, se abbiamo preso in carico di poter riprendere un'associazione identitaria che si fa al regno, e parlare delle eccellenze, questa è una testimonianza più fedele, nel senso che quando eravamo re, e adesso siamo italiani. La cosa positiva è che nasce questo lavoro da una collaborazione. Questo signore che si nasconde di stelle ne ha scoperte ben 98. Ed è anche lui un astrofilo. Cioè ha fatto quello che molti astronomi in un'intera carriera non sono riusciti a fare. Come si chiama? Nello Rocco. Non esageriamo. Esageriamo, se ve lo diciamo noi vi potete fidare. Veramente stelle ha fatto quello un bel, che un bel po' di lavoro. È un bel po' di nottate osservative. Vabbè, ma tu essendo inferiore sei abituato. Comunque, al di là di questo, racconta qualche aneddoto, vai, racconta. Qualche aneddoto? Sì, qualche aneddoto. Per esempio, domandavo. Ho rischiato quando ho dovuto rimanere fuori casa. Perché mia moglie mi. No, non è aneddoto di particolare. Quindi, no, soltanto tanta passione e tanto impegno. Passione soprattutto. E poi ecco qua, uno dopo aver queste scoperte guarda il cielo diversamente, pensa, uno osserva la stella, dice adesso questa stella potrebbe essere non una, ma potrebbe essere un sistema di due stelle. Quindi il cielo uno lo guarda diversamente, ogni sera è sempre più bello. Poi soprattutto è molto costoso come comprare questi strumenti. Ho visto. L'illuminazione non è una cosa semplice, perché sono strumenti d'altissima definizione. Altissima definizione. Delicati, molto delicati. E aiuti istituzionali non ci sono, per cui ci autotassiamo, ci autofinanziamo tutto da soli. E quindi facciamo questo tipo di attività in questo modo. E adesso abbiamo fatto un passo in avanti molto importante, perché abbiamo osservatori a controllo remoto. Questa è l'ultima cosa che voglio dire, poi basta. Cioè noi abbiamo la possibilità di gestire questi osservatori a distanza col computer. Infatti Andrea faceva riferimento alla necessità di fare riprese, perché loro adesso stanno per inaugurare l'osservatore anche loro a controllo remoto. Prima non era a controllo remoto, quindi doveva andare fisicamente in cupola a fare osservazioni, il che significava dover comunque distogliere del tempo alla vita familiare, alla vita lavorativa, alle mogli, alle fidanzate, che non è cosa facile. E quindi, La notte. Esatto. E quindi ma pure il giorno devi ridurre i dati, esatto, che hai ottenuto durante la notte. È vero, ci sono i computer che ti aiutano, c'è internet che ti aiuta.
però dietro ci sta. Noi abbiamo saltato l'ostacolo adesso perché abbiamo delle qualche parola su questa cosa, su che cosa era il telescopio con le pompette e com'è ora la situazione. Controllo remoto, vuol dire che noi adesso qui purtroppo non c'è una linea internet utilizzabile. Se ci fosse stata avremmo potuto dare una dimostrazione di come da qui possiamo muovere. No, bisognerebbe fare un altro convegno per questo. A 100 km di distanza. Bisognerebbe fare un altro convegno. Un telefonino, io spesso lo faccio anche mentre siamo, non so, a mangiare la pizza con gli amici, metto il telefonino e dal telefonino faccio muovere tutto quello che vedete nell'osservatorio, perché abbiamo domotizzato tutto grazie anche a un altro socio dell'associazione che è qui con me, che si chiama Lattanino Cupolino, che devo ringraziare, che ha progettato e realizzato tutta la struttura in modo assolutamente indipendente, autonomo e senza aiuti anche di tipo istituzionale. E quindi noi a distanza riusciamo a far funzionare il nostro osservatorio, e quindi può funzionare tutta la notte. Ora anche loro stanno per seguire il nostro progetto, lui già lo può fare perché ce l'ha in casa, e quindi in però futuro non è remoto, comunque devo alzare, mettere le sveglie per noi vi ringraziamo tantissimo per questo piccolo premio, perché di solito noi astrologi non siamo tanto abituati, come diceva Andrea, non abbiamo giocato il termine, ma è chiaro, perché noi non lo facciamo per scopo lucrativo, è solo per una soddisfazione, no? Per sapere che un pezzo dell'universo ci porta il nostro mondo. Torniamo poi a un altro pezzo della nostra civiltà. Non è vero, ma ci credo. Infatti. Poi quando succede, dice, ma allora forse qualcosa poi, c'è. Permettetemi di dire che il vostro vicepresidente Fiorentino è stato nostro, ed è tuttora nostro socio. Fiorentino è... Da tanti anni ha avuto un ruolo non secondario nella storia anche del nostro. Non è un caso che il nostro vicepresidente...